Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di MacroLibrarsi Live, un'iniziativa di MacroLibrarsi.it Alternativa Naturale. Io sono Romina Rossi e questa sera sono particolarmente emozionata perché con me c'è un ospite di cui ho letto diversi libri, è uno degli autori più autorevoli in fatto di medicina naturale, esperto di fitoterapia, di omeopatia e rimedi naturali, nonché medico con più di 30 anni di esperienza. Quindi mi fa piacere questa sera poterlo ascoltare insieme a voi. E do subito quindi il benvenuto al dottor Bruno Brigo. Buonasera dottore, grazie per aver accettato di partecipare al nostro webinar. Grazie Romina e benvenuti a tutti coloro che sono insomma in comunicazione. Perfetto. Questa sera con il dottor Brigo trattiamo di un tema di cui si parla sempre più spesso, è un hot topic, ed è il ruolo che il microbiota intestinale ha sulla nostra salute. Il microbiota intestinale è questa colonia di batteri buoni che fino a qualche anno fa, qualcuno di voi se lo ricorderà, era chiamato anche flora batterica intestinale. Negli ultimi 20 anni, da quando si sono moltiplicati, intensificati gli studi sulle funzioni, sui benefici del microbiota intestinale, è emerso che ha un ruolo di primaria importanza nel mantenimento della nostra salute. Pur essendo un organismo insolito, perché è formato da batteri, virus e funghi che fino a qualche tempo fa si pensava potessero essere assolutamente incompatibili con la nostra salute, addirittura che fossero causa di malattie, che sono causa di malattie come per esempio l'Escherichia coli o la Candida. E quindi nel corso degli anni si è cercato di capire perché in certi contesti questi microrganismi sono benefici e in certi altri invece sono dannosi. Che cos'è la discriminante che fa sì che questi batteri siano nostri alleati o nostri nemici? E quello che è emerso è che dipende, il fattore chiave è l'equilibrio dei ceppi che compongono questo microbiota. Quando i ceppi sono in equilibrio fra di loro, quindi sono in eubiosi, sono nostri alleati, hanno funzioni benefiche e lavorano per mantenere la nostra salute. Quando invece questo disequilibrio viene meno, si dice che va in disbiosi, cominciano a nascere problemi su problemi. E quindi la salute di questi batteri intestinali è talmente importante per mantenere la nostra salute che ormai la disbiosi, quindi il disequilibrio di questi ceppi, viene considerata la madre di tutte le malattie. Tant'è che sempre più spesso la disbiosi viene messa in relazione a tanti tipi di malattie diverse, anche quelle che apparentemente non hanno nulla a che vedere con l'intestino. E questo non fa che confermare quello che Ippocrate 2000 anni fa si era reso conto semplicemente osservando con occhio nudo i suoi pazienti, cioè che tutte le malattie nascono dall'intestino. Quindi questa sera, insieme al dottor Bruno Brigo, cercheremo di capire non solo come è fatto, che funzioni ha il microbiota, ma soprattutto quali sono i fattori che lo portano a uno squilibrio, quali quelli che lo mantengono in salute e quali poi fattori, stile di vita, alimentazione, rimedi naturali adottare per poter mantenere il microbiota in equilibrio oppure riportarlo in equilibrio nel caso ci sia una disbiosi. Vedremo di affrontare insomma tutte queste tematiche, grazie poi anche alle conoscenze del dottor Brigo. Prima di lasciargli la parola, vi ricordo come al solito che se avete delle curiosità, delle domande da rivolgere al dottore, potete utilizzare la chat su Zoom. Come sempre, nostro malgrado, per problemi di tempo, non avremo tempo di leggerle tutte, quindi le mie colleghe le selezioneranno, le gireranno a me, poi io le farò al dottor Brigo da parte vostra nell'ultima parte del webinar. E poi, prima di cominciare, vi lascio come sempre con il nostro sondaggio. Se vi va di partecipare, insomma, di rispondere, di farci sapere, la domanda di questa sera è: il tuo microbiota è in buona salute? Potete rispondere sì o no, e poi più tardi, nel corso della serata, vedremo insieme che cosa avete risposto, come sta il vostro microbiota.
Dottor Brigo, a questo punto io le chiederei, magari per chi ancora non conosce in maniera così approfondita il microbiota o il tema della disbiosi, le chiederei di fare una panoramica iniziale sul microbiota. Io ho parlato di quello intestinale, ma c'è molto di più all'interno del nostro organismo. Quindi che cos'è, dove si trova, come è composto, che funzioni ha questo microbiota, perché è così importante per la nostra salute? Grazie, Romina. Ma innanzitutto diciamo che il termine microbiota è stato introdotto giusto 20 anni fa, proprio nel 2001, negli Stati Uniti, ed è stato coniato un termine nuovo, inedito, rispetto ai termini dell'anatomia e della fisiologia esistente, per identificare un vero e proprio organo nuovo. Infatti, tra tutti gli organi conosciuti ormai da molto tempo, l'ultimo nato, l'ultimo definito, l'ultimo conosciuto, l'ultimo sviscerato è appunto il microbiota. Già hai anticipato, Romina, il concetto che sinonimo precedente al termine microbiota è quello di flora intestinale. Anche se, e lo hai già anche questo pure anticipato, il termine microbiota deve intendersi come l'insieme di batteri, di virus, di funghi anche. Comunque sia di microorganismi che albergano o sulla superficie cutanea, quindi per esempio si parla di un microbiota cutaneo, rispetto ad altri tipi di microbiota, il microbiota per esempio intestinale, il microbiota vaginale, per esempio quello dei genitali e così via. Che cosa deve intendersi per microbiota intestinale? Dunque è l'insieme di questi miliardi e miliardi e miliardi di microorganismi. Non dobbiamo dimenticare mai che il numero complessivo di questi microorganismi è 10 volte superiore a quello di tutte le nostre cellule. Quindi da questo punto di vista, quindi dal punto di vista biologico, diciamo che l'uomo, la donna, è un superorganismo in cui solo la decima parte è costituita dalle cellule che costituiscono appunto il nostro corpo. Per 9 decimi invece, dal punto di vista numerico, a farla da padrone sono questi microorganismi. Questa sera ci soffermeremo sul microbiota intestinale, che complessivamente forma appunto un organo che ha grosso modo il peso di un chilogrammo e mezzo. Noi dobbiamo pensare che quando noi espelliamo e eliminiamo le feci, circa il 50% delle feci è costituito da biomassa, quindi da questi batteri che continuamente, in maniera dinamica, vengono eliminati. Quindi diciamo che il nostro intestino alberga, è colonizzato meglio, la sua superficie, da questi batteri, i quali hanno molteplici funzioni, come andremo a vedere subito. Innanzitutto, noi quando nasciamo abbiamo un intestino sterile, poi passando attraverso il canale del parto e con l'allattamento, con i primi contatti, noi creiamo come una sorta di impronta digitale quasi, il nostro proprio microbiota. Ognuno di noi ha il proprio microbiota, anche se poi vedremo che ci sono dei tratti comuni, per cui le popolazioni principali di questi batteri sono i bifidobatteri da una parte e i lattobacilli dall'altro. Però non dobbiamo mai dimenticare che ci sono circa 400 specie batteriche che sono state identificate finora che vanno a formare questo pool, questo insieme, questa popolazione. Quindi quando noi poi eventualmente per riequilibrare, per ritrovare l'armonia a livello intestinale dovessimo ricorrere ai cosiddetti fermenti lattici, meglio chiamati oggi probiotici, in fondo non facciamo altro che prendere un abito preconfezionato. Ognuno di noi però, non dobbiamo mai dimenticarlo, ha un proprio microbiota. Dal punto di vista delle funzioni, le funzioni strategiche sono veramente numerose. La più importante, probabilmente la numero uno, è quella difensiva. Ora, noi sappiamo che la superficie intestinale è la superficie più estesa, sono più di 500 metri quadri. Se potessimo distendere, per così dire, tutte le ansie intestinali, non dobbiamo mai dimenticare che l'intestino nel suo complesso è lungo circa 8 metri, quindi se dovessimo dipanare, distendere questa superficie,
grosso modo avremo 500 metri quadrati da tutelare, da difendere, perché è la superficie grazie alla quale noi veniamo in contatto col mondo esterno, grazie agli alimenti. Noi dobbiamo scomporli, digerirli e poi ricomporli facendoli parte di noi stessi. Quindi è molto critica questa posizione. Non dobbiamo poi dimenticare che il microbiota, accanto a questo ruolo critico, ha proprio quello di dialogare con i meccanismi immunitari difensivi. Il 70% delle nostre difese, quindi il grosso, il corpo maggiore dal punto di vista difensivo, è localizzato dal punto di vista del numero delle cellule a livello intestinale. Questo lo dimentichiamo spesso, quindi non sono le tonsille, non sono i meccanismi difensivi a livello respiratorio, non sono a livello dei linfonodi distribuiti nei vari distretti del corpo, ma è soprattutto l'intestino che alberga il 70%, addirittura l'80% del bambino dei meccanismi difensivi. Quindi un ruolo difensivo strategico. Ecco perché è importante che ci sia armonia tra i batteri positivi, quelli favorevoli, quelli che svolgono dei ruoli desiderabili per l'organismo, quello che assicurano la cosiddetta eubiosi, in greco vuol dire eu, favorevole, desiderabile, buono, rispetto a disbiosi, che invece, come vedremo, vuol dire anomalo, perverso, alterato. Secondo meccanismo fondamentale del microbiota è quello del completare il processo digestivo. Noi sappiamo che la digestione riguarda soprattutto la parte alta dell'apparato gastrointestinale, però non dobbiamo mai dimenticare che una quota parte, soprattutto per quel che riguarda le fibre, noi diciamo che le fibre vegetali non sono digeribili, però alludiamo al primo tratto, quindi allo stomaco, al duodeno, non certo a livello del colon, dove sono proprio i batteri che, digerendo le fibre, creano meccanismi difensivi. Poi vedremo che sono proprio le fibre che nutrono i batteri e sono i batteri che, disgregando le fibre, danno origine a degli acidi grassi particolari, l'acido propionico, l'acido butirrico e altri tipi di acido, che i FOS, cosiddetti fosfooligosaccaridi, che hanno la funzione di rigenerare, di nutrire, di proteggere continuamente la mucosa intestinale che riveste appunto l'intestino. Poi un'altra funzione fondamentale del microbiota è quello di eliminare tutte le sostanze tossiche, compresi i metalli pesanti, che sono più ostici, più difficili da eliminare. Noi sappiamo che polveri sottili, additivi, conservanti, coloranti, comportano il fatto che noi introduciamo quotidianamente sostanze che potenzialmente sono nocive. Ecco allora che serve una continua depurazione, un continuo drenaggio. Il primo drenaggio, ancor prima che a livello del fegato, ancor prima che a livello del rene, ha luogo a livello intestinale. Quindi di fatto noi abbiamo un insieme complesso di più funzioni che fanno sì che, come secondo quello che viene attribuito come formula a Paracelso, il grande medico tedesco che visse alla fine a Cavaliere tra il 400 e il 500, l'intestino è la culla della morte e della vita, perché di fatto è lì che si gioca il destino nostro in chiave di salute o di apertura, di prospettiva, di predisposizione nei confronti delle malattie. Infatti Romina, hai molto opportunamente citata quell'altra grande affermazione che sembra eccessiva, provocatoria, diciamo, che consiste nel dire che la disbiosi, cioè il fatto che la flora intestinale, il microbiota sia alterato, è la madre di tutte le malattie. È un eccesso, ovviamente, però sottolinea il fatto, da enfasi al concetto che nell'intestino è veramente localizzata la sede della morte e appunto della vita. Perfetto, è chiarissima questa prima introduzione che ci ha permesso di capire appunto quali sono le funzioni del microbiota, di quello che un tempo era semplicemente una flora batterica che si pensava avesse solo funzione digestiva, e invece poi sta venendo fuori che ha
dei ruoli che neanche ancora riusciamo bene a capire fino in fondo. Prima di continuare, io vedrei i risultati del sondaggio. La domanda era: il tuo microbiota è in buona salute? Ha risposto sì il 32% e no invece il 68%. Cosa possiamo dire? Intanto qui ci sono tante persone che hanno bisogno di mettere a posto il loro intestino, ma poi che riescono a, forse probabilmente, a capire quali sono i segni per riconoscere una disbiosi, no, dottore? Allora, innanzitutto disbiosi, una piccola precisazione dell'etimo greco, dis vuol dire in tutte le direzioni, non significa distorsione o cattivo. In tutte le direzioni cosa vuol dire? Vuol dire che non abbiamo un baricentro, non abbiamo un meccanismo che ci protegge, che ci disintossica, che ci dà la vita, che distribuisce i nutrienti, ma abbiamo invece un meccanismo perverso. Quindi in tutte le direzioni vuol dire che abbiamo dei sintomi sì locali, quindi immaginiamo come un'esplosione con delle schegge che vanno in tutte le direzioni. Abbiamo sì manifestazioni a livello locale, la litosi, le difficoltà digestive, il meteorismo, l'eccessivo gonfiore a livello addominale, la tendenza alla stipsi, alla diarrea, l'alternanza stipsi-diarrea, la tensione dolorosa addominale, ma abbiamo anche manifestazioni lontane dall'intestino, perché in una condizione di eubiosi intestinale, di equilibrio della flora intestinale, del microbiota, noi abbiamo le cellule che sono l'una accanto al lato, all'altra, giustapposte, con delle giunzioni che stanno alla base, che fanno da filtro, che impediscono alle sostanze che non sono completamente digerite, alle scorie, ai prodotti di rifiuto, alle tossine, di passare in circolo. Ma queste giunzioni si allentano quando prevalgono certi ceppi batterici o anche fungini. Pensiamo alla candida, senza pensare al clostridio e altri germi, altri batteri cattivi. E quindi attraverso queste maglie allargate, la leaky gut syndrome, cosiddetta sindrome dell'intestino permeabile, l'intestino diventa permeabile, cioè viene attraversato da queste sostanze che non dovrebbero attraversare il confine e diventano responsabili potenzialmente di qualsivoglia manifestazione a livello neurologico, nel senso della sonnolenza, della perdita di concentrazione, della perdita di memoria, dell'appeggioramento dell'umore, ma anche potenzialmente si possono innescare, sono invocati meccanismi perversi che possono essere all'origine di malattie anche problematiche, come per esempio le patologie autoimmuni, quindi tutte quelle reumatologiche, artrite reumatoide, artrite psoriasica, il lupus, la sclerodermia e così via. Quindi dobbiamo stare attenti perché, e torniamo ancora all'aforisma, la disbiosi, la madre di tutte le malattie, che se noi abbiamo un intestino permeabile, perché la nostra flora intestinale, il nostro microbiota non è in equilibrio, abbiamo la premessa per l'immissione in circolo di sostanze che nel tempo, in base anche alla predisposizione nostra personale, orientano, si cristallizzano, prendono corpo con determinate forme morbose. Quindi hai ragione Romina nel dire che la prima cosa da fare è prendere coscienza, la consapevolezza che siamo noi gli artefici, almeno in parte, destino a parte, della nostra salute. Come dice il buon Shakespeare in Otello, il nostro corpo è il giardino, noi siamo, la nostra volontà è il giardiniere. Dipende da noi lasciare questo giardino incolto, seminarvi il timo, oppure erbe aromatiche, una sola pianta, più piante, lasciar crescere l'ortica, dipende da noi. Questa consapevolezza è importante perché poi nel mettere in atto fattori correttivi vedremo che questo è fondamentale. Dimenticavo di dire che nel passaggio, che poi è dinamico, tra eubiosi, equilibrio, e disbiosi, che vuol dire squilibrio, in origine abbiamo sì gli errori alimentari, quindi il fatto che a livello in Occidente noi siamo gravati dagli eccessi, troppo zucchero, troppi zuccheri, carboidrati raffinati, troppi grassi animali, troppe proteine animali
e dall'altra parte l'eccesso del senso negativo, cioè troppe poche fibre. Infatti il lato dolente, lo vedremo poi nella terza parte, per così dire, è il fatto che noi non introduciamo a sufficienza le fibre, i cosiddetti prebiotici, che sono a monte dei batteri, a monte dei probiotici, e da cui dipende poi la salute del nostro intestino. Ma non è solo quindi l'errore a livello alimentare, ma sono anche le condizioni di stress, è l'uso eccessivo di farmaci, è l'utilizzo quando non serve, o anche quando serve, degli antibiotici, i quali sì, distruggono i batteri, ma fanno anche tabula rasa a livello intestinale. Quindi poi sono più pronti i ceppi cattivi, i patogeni, nella ricostruzione della flora intestinale del microbiota. Quindi sapere, condizioni stressanti, alimentazione particolare, errata, lo scarso riposo, l'inattività fisica, o dall'altra parte l'eccesso di attività, la frenesia, l'ansia, tutti questi fattori, farmaci in eccesso, l'introduzione continua di additivi, conservanti e coloranti, fa sì che la bilancia vada verso la disbiosi, quindi la permeabilità nei confronti di sostanze che possono, ci minacciano e possono innescare il meccanismo della malattia. Perfetto, grazie dottore, perché questo ci aiuta a capire poi intanto quali sono gli errori che commettiamo nella vita di tutti i giorni, magari involontariamente, che invece danneggiano questo patrimonio che noi abbiamo all'interno del nostro organismo. A questo punto, cosa possiamo fare invece per mantenere l'equilibrio di questo microbiota? Abbiamo visto cosa lo danneggia, che cos'è invece che è benefico per questi microrganismi e che cosa può fare chi sospetta o sa di avere una disbiosi per migliorare la propria condizione. Sì. Qui ovviamente la cura intestinale, la cura dell'intestino è fatta, è una strategia complessa fatta di tante voci. Comunque potremmo dire la masticazione, noi in genere ingurgitiamo, no? La masticazione, dovremmo proprio, la prima digestio fit in ore, no? La prima digestione si fa a livello del cavo orale, questa è una grande verità, per cui noi quando ingurgitiamo abbiamo un impatto subito a livello dello stomaco, il quale deve fare anche supplire a quello che le ghiandole salivari, la masticazione, la lingua non hanno fatto a livello del cavo orale. Ma vorrei sottolineare quello che dicevo prima, cioè il fatto che se noi introduciamo troppi zuccheri, abbiamo una flora, un microbiota di tipo fermentativo, quindi proliferano dei ceppi batterici che danno che cosa? Fermentazione, quindi meteorismo, pancia gonfia, gonfiore, e quindi allargano quelle maglie attraverso cui poi passano, come abbiamo visto, quelle sostanze che possono, sono potenzialmente pericolose. L'eccesso di carne o di grassi animali, questo naturalmente è a favore di una flora putrefattiva, cioè si liberano delle sostanze a base di zolfo, che oltre che a dare, no, sgradevole odore sia nell'alitosi ma anche nell'eliminazione dei gas intestinali, modifica il pH a livello intestinale. Noi sappiamo che a livello intestinale, come in ogni stanza, in ogni camera che si susseguono dalla bocca fino all'ano, abbiamo il pH che cambia continuamente. Ora le reazioni chimiche avvengono in maniera ottimale a pH molto stretto, deve essere molto acido nello stomaco perché dobbiamo distruggere tutto, ma non nell'esofago, che invece è basico. Ora, per esempio, nel reflusso noi abbiamo le goccioline che dal livello gastrico evaporano verso l'alto e quindi irritano la mucosa dell'esofago e così via. Così come a livello intestinale, se noi abbiamo un'alimentazione raffinata, non abbiamo fibre, prepariamoci a condizioni che predispongono alla malattia. Al riguardo, a proposito della stipsi in particolare, ricordo un'affermazione molto bella di un chirurgo e anche patologo che si chiamava Barkit del secolo scorso, il quale ha lavorato moltissimo in Africa, il quale diceva, io lo traduco perché c'è in inglese,
Se voi emettete poche feci, ricordatevi, feci piccole, dice, preparatevi a costruire ospedali grandi. Le cosiddette malattie da civilizzazione, che vuol dire non soltanto disturbi a livello digestivo, ma anche helicobacter, gastrite, ulcera gastrica, ulcera duodenale, ma significa anche diverticolosi a livello intestinale, significa poliposi intestinale, significa con il ristagnare delle feci anche con, quindi con il contatto con sostanze tossiche, la predisposizione al tumore colon rettale. E non solo questo, le altre malattie da civilizzazione che sono l'insufficienza venosa, che sono l'ernia a livello inguinale, perché è chiaro che se io devo spingere per eliminare all'esterno le feci, ovviamente facilito certa predisposizione nei confronti di certe malattie. Quindi un elemento da tenere presente è la correzione della stipsi. Allora entriamo subito in medias res, come si dice. Diamo un consiglio molto molto semplice, che poi è anche riportato nel testo, ma al di là del testo, è questa. Una ricetta molto molto banale. Prendiamo quotidianamente un cucchiaio di semi di lino. Semi di lino da triturare al momento, magari con il robottino, non certo col pestello, perché sennò i semi vanno da tutte le parti. Okay? Cioè dobbiamo rompere quella cuticola che riveste i semi di lino. Così polverizzati, i semi di lino, torno a dire, in giornata vanno consumati, il cucchiaio va messo nella verdura, ma anche nella minestra, tanto è termoresistente. In questo modo noi apportiamo non soltanto le fibre, ma apportiamo anche omega 3, umettiamo le feci, cioè le lubrifichiamo, facilitiamo l'espulsione. Io ho visto anche delle forme piuttosto severe di stipsi abituale che non hanno resistito, no, a questa prassi quotidiana dell'assunzione di un cucchiaio, la minestra, di semi di lino. Dico consumati in giornata perché sennò le sostanze si ossidano e quindi viene meno l'effetto appunto dei semi di lino. Ma torniamo per un attimo all'importanza delle fibre. Le fibre sono i cosiddetti prebiotici, cioè nutrono i batteri buoni, i bifidobatteri soprattutto. Tra l'altro, mi è caro ricordare questo, ho avuto l'opportunità di fare, 2 o 3 anni fa, una conferenza a Varsavia, in Polonia, e chi mi accompagnava, una polacca, che era di lingue, sapeva anche l'italiano, mi ha detto: ma sa, dottor Brigo, che qui in Polonia, mentre per indicare un paese, si dice Germania, Stati Uniti, per indicare l'Italia, spesso utilizziamo come termine, mi ha detto il termine in polacco, che significa il paese degli ortaggi. E ho detto: ma com'è possibile questo? Ma dice: una certa Bona Sforza, che era della famiglia degli Sforza, alla fine del 400 andò sposa a Sigismondo I di Polonia, il re di Polonia, e quindi portò la tradizione, l'abitudine tutta italiana, delle corti rinascimentali e non solo, che consisteva anche dal punto di vista alimentare nell'essere generosi nell'assumere appunto gli ortaggi. Ecco perché no. E tra l'altro risulta proprio dalle statistiche che l'Italia è al primo posto nel mondo come consumo di fibre. Non facciamoci portare via questo primato, perché la fibra non solo nutre, non solo si impregna di liquidi, non solo dilata le pareti, per cui come risposta riflessa facilita l'espulsione delle feci, ma sequestra, blocca, chela il colesterolo che è in eccesso, gli zuccheri raffinati che sono in eccesso. Quindi abbiamo poi delle ricadute favorevoli, per cui il colesterolo tende a ridursi, la glicemia è sotto controllo, la resistenza all'insulina, che è alla base del diabete, anche quella viene ridimensionata, per cui le cellule rispondono all'insulina. Quindi non dobbiamo dimenticare l'importanza delle fibre. E poi, è chiaro, lo hai già accennato, Romina, almeno per indole mia, essendo medico, e poi medico ospedaliero, anche se adesso in pensione, nulla facente, ma in pensione a tutti gli effetti, ricordarsi che esistono anche dei complementi, esistono le medicine complementari, cioè la medicina è una, ma ha tante espressioni. Allora, mi è caro di fare brevemente 2 o 3 esempi, se ne ho il tempo.
Il primo è quello di una pianta che a me è molto cara, noi ce la dimentichiamo e fa parte del nostro patrimonio. E i latini hanno dato enfasi, hanno detto che lì è una pianta strategica, è l'Angelica, Angelica Arcangelica. È una pianta della famiglia delle ombellifere perché porta l'ombrello. Oggi si dice apiacee come famiglia. Tra l'altro è una famiglia generosa perché non dobbiamo mai dimenticare quando pensiamo alla fitoterapia di pensare anche in termini di famiglia. Lo diceva già Goethe. Quando tu pensi a una pianta, per esempio l'Angelica Arcangelica, pensa alla famiglia a cui appartiene, perché in fondo quella famiglia presenta la modulazione di un unico tema, in principi attivi, nella forma, nel colore. Quindi pensiamo al cumino, pensiamo al finocchio selvatico, pensiamo all'aneto, pensiamo all'anice. Sono della stessa famiglia e condividono tutti lo stesso obiettivo, che è quello di, la cosiddetta, quello che in termine veniva chiamato un tempo attività carminativa, carminare, da cardare la lana, cioè purificare, togliere l'impurità, quindi abbattere, eliminare i gas, eliminare le impurità, normalizzando l'intestino. Dicevo, l'Angelica Arcangelica che oltretutto agisce a livello mentale dando serenità, dando rilassamento, ha indicato per esempio anche nell'inappetenza, fa produrre serotonina, come abbiamo detto prima, una cosa importante, che il microbiota, meglio l'intestino, viene chiamato anche secondo cervello, perché produce molta serotonina, che è l'ormone della felicità, che quando viene il buio diventa melatonina, quindi ci fa riposare bene. Ecco le relazioni che esistono tra il primo e il secondo cervello, che non sono separati tra di loro, ma sono in rete, dialogano, quindi non solo dialogo con i meccanismi difensivi, ma anche con... E quindi poi per il meteorismo, per l'intestino irritabile, l'Angelica Arcangelica. E poi mi sia consentito citare due gemme di due alberi, fico da una parte e il noce dall'altra. Il fico è una pianta che si dice è accogliente, accoglie tutto. Infatti noi nello stomaco dobbiamo accettare tutto e mandare giù tutto, no? In effetti, in tutti i disturbi digestivi, duodenali, iper, ipo, reflusso gastroesofageo, eccellente sono le gemme di fico, ficus carica. Dall'altro il noce invece, sotto il noce non cresce nulla, quindi l'identità, la difesa, la barriera, ecco il concetto di microbiota, ecco il concetto che ci porta alle nostre origini, alla nostra infanzia, ai primi tempi della nostra vita. Si tratta quindi, attraverso il noce, le gemme di noce, di ricreare, non è solo avere nostalgia, ma ritornare al nostro microbiota personale. Quindi vi segnalo, oltretutto, il fico agisce anche sulle manifestazioni psicosomatiche. Abbiamo visto il legame tra i due organi. Dall'altro invece il noce ha questa attività formidabile del normalizzare la funzionalità intestinale, nel farci assorbire meglio i nutrienti, nell'aumentare le difese. Quindi semplicemente con questi tre elementi fitoterapici che ho notato. Poi c'è il mastice di Chios, per esempio, che viene dalla Grecia, da questa isola Chios, che serve a riparare, quindi nelle gastriti, quindi nel reflusso, quindi anche nell'elicobacter, assieme alla terapia antibiotica spesso, serve anche a scopo riparativo ricorrere. E quindi poi a livello omeopatico. È chiaro che non si tratta di fare di ogni erba un fascio, bisogna conoscere bene la chiave di volta di ciascuna di queste medicine complementari e utilizzarle non in maniera scriteriata, ma nelle forme più semplici o, nell'attesa della valutazione dello specialista, ricorrere appunto a questi preparati. Beh, grazie mille, perché è stata veramente una panoramica interessante di tutti i rimedi, alcuni anche veramente a costo zero, che magari abbiamo in dispensa per poterci prendere cura del microbiota. Io vorrei ricordare a chi ci sta seguendo che poi tutte queste indicazioni le trova anche nel libro, nel suo ultimo libro che lei ha scritto sul microbiota intestinale. Chiederei a Sara dalla regia di fare vedere la slide, appunto, il libro Il microbiota, la chiave della nostra salute, è l'ultimo libro del dottor Brigo, che ovviamente contiene tutta una serie di indicazioni
tutta la parte teorica sulla spiegazione di che cos'è il microbiota, com'è formato, che cosa lo manda in disbiosi, che cosa lo tiene in eubiosi. Ma poi la seconda parte invece è ricca di informazioni più pratiche, perché è suddiviso in base ai disturbi, alle patologie che sono favorite dalla disbiosi, e per ognuna sono dati delle indicazioni, sia per quanto riguarda probiotici più indicati, oppure rimedi fitoterapici, piuttosto che consigli sull'alimentazione o lo stile di vita. Io ovviamente non potevo non averlo, lo apro a caso. Ecco, per esempio, per quanto riguarda la parte di intestino irritabile, c'è una breve spiegazione, poi trovate le indicazioni su qual è il mix probiotico più indicato, quali sono i rimedi di fitoterapia e anche i rimedi di omeopatia per chi invece preferisce utilizzare questo tipo di rimedio. Il libro, se volete, lo trovate sul nostro sito Macrolibrarsi. Ve lo consiglio perché è veramente molto pratico, potete, in base al disturbo, alla malattia che avete, lo potete consultare, potete vedere i rimedi che sono più indicati e provarli appunto su di voi. Insieme, come dicevo, a poi consigli invece più a costo zero che riguardano l'alimentazione o rimedi come i semi di lino macinati di cui parlava prima il dottore. A questo punto, dottore, io lascerei spazio alle domande perché ne sono arrivate tantissime, come sempre, e quindi insomma darei voce alle curiosità di chi ci sta ascoltando. La prima domanda che ci fa Dario è la differenza fra il microbiota e il microbiota, che spesso crea confusione, infatti. Sì. Allora, intanto abbiamo detto che il microbiota dovrebbe essere seguito da un aggettivo, cutaneo, intestinale, vaginale, d'accordo, la prima distinzione. Anche se la quota preponderante dal punto di vista numerico e anche del ruolo, probabilmente, è certamente quella dell'intestino. Una breve precisazione. Quante volte, soprattutto la donna, va incontro a cistiti ricorrenti? Le cistiti ricorrenti, la donna è più fragile, più predisposta per la semplice ragione che la distanza tra, diciamo, la superficie esterna, dell'uretra e la vescica è di 3 centimetri, mentre nel maschio abbiamo il pene, quindi la lunghezza è maggiore. Questo cosa significa? Che quando esiste una disbiosi intestinale, l'Escherichia coli, per esempio, che è il batterio più innocente, un saprofita, è un buon tempone che vive con noi abitualmente, non dà problemi. Però quando, a motivo della disbiosi, cresce a dismisura e migra, come i greci fecero con la Magna Grecia, va e trova contiguo, molto vicino, prossimo, dal punto di vista anatomico, le vie genitali e le vie urinarie della donna. Quindi, Escherichia coli è genitivo di colon, vuol dire che viene dal colon, dall'intestino. È 9 volte su 10 responsabile delle cistiti. La donna fa l'urocultura, trova che ha più di 100.000 unità per ogni ml di urina e quindi è cistite. Allora, questo accade perché, ovviamente, c'è una disbiosi intestinale. Quindi è un po' da miopi trattare unicamente le cistiti, unicamente occupandoci dell'organo bersaglio, vescica. Torno alla domanda. Era microbiota, microbioma. Il microbiota è l'insieme quantitativo di tutte le cellule, sono miliardi e miliardi, 100.000 miliardi, si stima a livello intestinale, batteri, virus, funghi e così via. Il microbioma è il patrimonio genetico di tutti i batteri, virus e funghi. Quindi bioma allude appunto al codice genetico, mentre microbiota è l'insieme quantitativo, numericamente parlando, di questi batteri. Giancarlo chiede: che esami consiglia per verificare il microbiota intestinale e accertarsi che non ci sia una disbiosi? Questa è una bella domanda, intrigante, anche perché è un tema molto dinamico, eh? Molto opportunamente Romina hai detto che anche nel testo che io ho scritto c'è una prima parte teorica, però che ogni giorno ha un'evoluzione rapidissima. Guardate che non c'è nessun settore di PubMed, cioè della ricerca medica, che sia così prolifica
quotidianamente parlando del microbiota. E c'è poi invece la parte pratica. La parte pratica invece con esempi di tipo applicativo in cui si suggerisce che cosa utilizzare, per esempio, in un determinato problema. Qual era, scusa Romina, esattamente il quesito che poneva? Quale test bisogna fare per accertare lo stato? Sì. Ecco, allora, dicevo, lasciamo perdere un po' i test un po' troppo innovativi. Adesso abbiamo a disposizione, quando abbiamo delle manifestazioni a livello locale, persistenti, la figura di riferimento è il gastroenterologo e le indagini sono, per le prime vie, l'esofago-gastro-duodenoscopia, per le ultime vie, la colonoscopia, ovviamente. Oltretutto la colonoscopia ha il grande vantaggio che se si vedono piccole lesioni, tipo i polipetti, che possono essere lesioni precancerose, ovviamente, negli anni, chiaro, vengono rimosse da subito. Ci sono poi degli esami del sangue, in particolare la calprotectina. La calprotectina, che è un esame che si fa adesso rutinariamente, ci dice se c'è uno stato infiammatorio a livello intestinale. Quindi, per esempio, nelle manifestazioni, nelle malattie croniche intestinali infiammatorie, come vengono chiamate, quindi il morbo di Crohn, la colite ulcerosa, ma anche la sindrome intestino permeabile, tante volte presentano un aumento preoccupante dei valori di questa, che poi è una proteina che ritroviamo a livello fecale. Ecco, questo è uno specchio abbastanza fedele di uno stato infiammatorio a livello intestinale. E poi abbiamo degli esami indiretti, soprattutto a livello epatico, perché è ovvio che se noi abbiamo una disbiosi, l'impatto ce l'abbiamo poi a livello del fegato, un fegato grasso, quindi le transaminasi, ma anche la lattico-dedrogenasi, le gamma GT, cioè tutti quegli esami che fanno riferimento in maniera aspecifica alla funzionalità intestinale. Poi non dobbiamo dimenticare che l'intestino ha delle ghiandole annesse, quindi solo il fegato da un lato, ma abbiamo il pancreas dall'altro, quindi le amidasi. D'accordo? Chiaro, poi sarà il medico che in base all'entità e alle caratteristiche dei disturbi stabilisce, no, la priorità di certi esami rispetto ad altri. Ecco, l'ecografia addominale stessa. Perfetto. Le chiederei di ripetere il nome del test che ha citato inizialmente, visto che qualcuno ce l'ha richiesto. Calprotectina. 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 Perfetto. Allora, Titti chiede che effetto hanno i fermentati sul microbiota intestinale? Molto bella questa domanda. I fermenti lattici di un tempo, voi sapete che sono stati introdotti dall'intuizione di Metnikov, questo medico russo che ha vinto il premio Nobel per la medicina, mi pare nel 1908, però studiando i meccanismi difensivi. In realtà, lui cosa ha fatto? Si è reso conto che a quel tempo le popolazioni bulgare, soprattutto delle zone interne dove si viveva di pastorizia, vivevano il doppio degli abitanti che vivevano a New York, per esempio, negli Stati Uniti. Allora, cerca che ti cerca, si rese conto che in realtà era perché, a parità correggendo altri fattori, i pastori, e non solo i pastori, si nutrivano del latte fermentato. E quindi Lactobacillus, i lattobacilli, ma anche i bifidobatteri, soprattutto i lattobacilli. Da lì nacquero le sue considerazioni, e tra l'altro allora furono messe subito a tacere, perché parlare a quel tempo di batteri buoni era, no, quando si moriva di peste, quando si moriva di colera. Quindi ecco perché siamo in ritardo rispetto allo studio del microbiota, perché in effetti le prime cause di morte all'inizio del Novecento erano polmonite, erano tubercolosi, erano diarrea di origine infettiva. Adesso andiamo a vedere nei nostri tempi, al primo posto c'è l'infarto, l'ictus, il problema della sindrome metabolica, quindi adesso anche il problema del Covid, ma certamente al primo posto dal punto di vista numerico-statistico. Quindi stonava la proposta quando diceva: guardate che esistono dei batteri buoni,
alleati, no? Le contrade amiche, direbbero a Siena. Noi invece pensiamo, quando parliamo di batteri, ecco perché il termine antibiotico ha avuto successo rispetto a quello di probiotico, che è quello che indica i fermenti lattici. Allora dicevo, se noi introduciamo alcuni ceppi batterici selezionati in grandissimo numero, chiaro, dell'ordine dei miliardi, dal punto di vista quantitativo, introduciamo il mix, perché la nostra flora intestinale, il nostro microbiota, è un insieme di tante specie, e li seminiamo, David Fruttum intende, no? Li seminiamo a livello della mucosa intestinale, noi creiamo, no, un germoglio che poi per contagio colonizza rapidamente. Poi ci sono vari tipi di batteri, se volete, i probiotici ne possiamo anche parlare. Comunque per probiotici si intendono microrganismi vivi che, assunti in quantità adeguata, hanno un effetto positivo sulla salute. Questa è la definizione dell'OMS, d'accordo? Quindi si tratta di utilizzare i probiotici in tutte quelle condizioni in cui siamo in disbiosi. Alcune è evidente, diarrea, altre pure evidenti, uso dell'antibiotico, d'accordo? Altre pure evidenti, sconforto intestinale, pancia gonfia, alitosi. Ecco, l'importante ovviamente è scegliere questi mix di probiotici e somministrarli per un periodo adeguato, che non vuol dire un giorno, 2 giorni, anche qui da un punto di vista pratico. Se io faccio l'antibiotico, se io ho una crisi di diarrea, se io ho disturbo intestinale, somministrerò i probiotici fino a che il problema è estinto, ma continuando per almeno 3 settimane dopo. D'accordo? Così come quando utilizziamo anche a livello di benessere, di prevenzione di salute prima di un viaggio, per esempio, dobbiamo assumerlo per un periodo congruo. In genere si fanno i 20 giorni al mese per cicli ripetuti secondo necessità. Perfetto. Visto che ha parlato di probiotici, sono arrivate un paio di domande molto simili che chiedono se è vero che i probiotici in capsula andrebbero presi così come sono o se sarebbe meglio aprire la capsula e farli reidratare in acqua. Sì, tra l'altro allegato a questo mettiamo pure l'altra domanda. Vanno presi a stomaco pieno o a stomaco vuoto? Problema che viene sollevato sempre. Allora, beh, chiaro, pensiamo al bambino che crea il suo microbiota. Non è che lo prende a digiuno, no. E prende, voglio dire, l'alimento in cui ci sono le superfici, la cute. Il seno della mamma, gli alimenti. Quindi è un falso problema. Per ottimizzare l'effetto, in genere si consiglia di prenderlo lontano dai pasti. Oppure anche assumere, quando ci sono dei problemi tipo assimilazione, delle forme particolari di probiotici. Per esempio, i probiotici sporigeni, tipo il Bacillus coagulans. Cioè, cosa sono gli sporigeni? Sono quelli che arrivano, passano, però intanto lasciano delle spore e se ne vanno. D'accordo? Queste spore poi crescono e danno origine ai batteri buoni. Questi ovviamente sono gastroresistenti. Sono più resistenti rispetto ai probiotici, i quali magari hanno difficoltà ad attraversare l'ambiente acido dello stomaco per giungere a livello del colon. Oppure altre cose, adesso introduco un concetto, spero che non sia troppo difficile, i probiotici cosiddetti tindalizzati. Tindal era un inglese, il quale cosa ha fatto? Ha trattato termicamente i probiotici, cioè i batteri, quindi li ha resi sterili, ma conservando la forma. Ora, il nostro sistema immunitario non è così raffinato come pensiamo sempre. Lui vede l'ombra, vede il nemico e costruisce le difese in base all'ombra, in base alla forma, in base all'apparenza. L'abito fa il monaco nella nostra società, no? Noi ci fidiamo delle apparenze tante volte. Quello è il probiotico tindalizzato, che quindi è devitalizzato, ma è ugualmente efficace. Per esempio, viene utilizzato anche per aumentare le difese
associato a piante, mi viene in mente l'echinacea, che aumenta le difese, no? È tanto di moda sia per la stagione invernale che se ne sta andando, ma anche per altre ragioni di tipo immunitario, talvolta in alcuni preparati, in alcuni integratori, in alcuni complementi nutrizionali è presente il probiotico tindalizzato. Ed è questo. Cioè è un probiotico, un batterio devitalizzato, tanti batteri devitalizzati, che però stimolano il sistema immunitario a produrre in maniera selettiva e specifica anticorpi diretti contro. Ha suscitato parecchio interesse la sua ricetta con i semi di lino. Ci chiedono se possono essere sostituiti i semi di lino con i semi di chia e che cosa può utilizzare chi soffre di diverticolosi che non può utilizzare semi. Allora, no, i semi di lino triturati diventano polvere, sono compatibili con tutto. Anzi, direi che è desiderabile, piuttosto che utilizzare, beh, la sativa purgante lasciamo stare, ma ci sono anche delle piante depurative, per esempio, cosiddette coleretiche e colagoghe, cioè che aumentano la produzione della bile. La bile è uno stimolo al movimento intestinale. Quindi il tarassaco, il carciofo, la cicoria, il rafano, il tarassaco in particolare in questo periodo, no? Le cosiddette radicelle che si va a raccogliere nei prati. E queste fanno produrre più bile e al limite chi soffre di diverticolosi, che è poi il cedimento della parete dell'intestino, soprattutto dell'ultima parte del sigma, okay, cedono e quindi c'è il rischio che poi un alimento ristagnando in quell'ansa vada incontro a fenomeni di tipo fermentativo, putrefattivo e quindi dia una diverticolite. Allora, i semi di lino sono compatibili, è chiaro, non i semi di lino così come sono deglutiti, assolutamente no, ma anche in un soggetto normale passano e lasciano tutto com'è. Vi ricordate la ricetta della nonna quando si utilizzavano i semi di lino, li si metteva dentro nell'acqua alla notte e poi all'indomani, quindi la notte cosa faceva? L'acqua disgregava la cuticola che rivestiva e poi si facevano le pappette sul torace del bambino, bla bla. Insomma ci sono tante indicazioni di semi di lino. Ma per tornare a bomba, i semi di lino tritati finemente e polverizzati sono compatibili. Al limite, se abbiamo delle perplessità, iniziamo con un cucchiaino da caffè, poi diventerà un cucchiaino da tè, poi diventerà un cucchiaio da minestra. Non è la stessa cosa, non sono la stessa cosa altri semi. Possiamo tagliare i semi di lino, perché qualcuno dice, ma non sanno di nulla. E allora i semi di sesamo, per esempio, danno più gusto, hanno, no, un certo aroma, o anche di altri preparati, di altri tipi di semi. Sì, sì, è compatibile, però ricordiamoci i semi di lino. Tra l'altro, guardate che i semi di lino sono ricchissimi di omega 3, l'olio di lino è ricchissimo di omega 3, infatti a livello nutrizionale io lo consiglio sempre anche in patologie severe, chiaro, una sclerosi multipla, problema neurologico, quando la mielina che riveste i nervi e viene consumata, per cui va in tilt il sistema, no? come nei fili della corrente elettrica, serve trattamento cortisonico, serve trattamento neurologico, ma se voi fate bere un cucchiaio regolarmente, 2-3 volte al giorno, cucchiaio da tè per esempio, apportate omega 3 e il rivestimento della mielina è fatta di omega 3. Quindi dal punto di vista nutrizionale noi offriamo su un piatto d'argento. Quindi vedete l'elemento importante dei semi di lino, che non è solo normalizzare, si fa per dire solo normalizzare il transito intestinale, ma è anche apportare nutrienti essenziali per organi nobili, infatti per eccellenza, il cervello. Allora, sono arrivate diverse domande di persone che vogliono sapere cosa ne pensa della pulizia intestinale dell'idrocolonterapia. È un problema per il quale non c'è ancora una risposta. Allora, fermo restando che c'è anche, bisogna eventualmente che sia fatta in mani esperte,
perché viene insufflato liquido, una certa quantità all'interno dell'intestino, e quindi a volte ci sono dei rischi, ci sono dei verticoli. È chiaro che non si fa in maniera sprovveduta. Personalmente ho delle perplessità, perché il problema non è togliere eventuali cosiddette incrostazioni, tra virgolette, termine che mi piace poco, ma quello che va rivisto, a mio modo di vedere, è lo stile alimentare. Quindi il fornire le fibre che poi rigenerano il rivestimento mucoso intestinale. Ecco, casomai nelle forme severe, io parlo dal punto di vista ortodosso, insomma ortodosso, ossia, ma includendo anche sotto l'ombrello le medicine complementari, sta crescendo in maniera esponenziale l'interesse per il trapianto fecale. Trapianto fecale che lo si fa per infezioni molto severe a livello intestinale. C'è un unico centro abilitato in Italia, ed è a Roma, meglio, ce ne sono anche, non solo a Roma, ma diciamo pur sempre si fa riferimento, fanno riferimento queste strutture ospedaliere di gastroenterologia a Roma, quindi nell'infezione da Clostridium difficile, cioè stiamo parlando però di malattie severe. Ecco, personalmente, a livello di idrocolonterapia non lo vedo così necessario. Allora, meglio, siamo in quaresima, no? Fare una cura depurativa. Cos'è la depurazione? È utilizzare delle piante, stimolando in maniera blanda gli organi, gli emuntori, quelli che vengono definiti emuntori, sono organi di eliminazione, fegato, rene, intestino, a eliminare lentamente ma continuativamente. Ecco perché la quaresima, che non è solo cristiana, come periodo nel quale noi abbiamo cura di rigenerarci, di ricreare l'uomo nuovo, no? La Pasqua, la rigenerazione, la rinascita, è presente in tutte le culture del mondo, da quella dei Maya a quella della medicina tradizionale cinese. Cioè prevedere un periodo sufficientemente lungo, 40 giorni e più, con una stimolazione blanda, le cose drastiche si fanno in emergenza. Poi, molto meglio, come diceva la Kuzmin, avere cura di quello che mangiamo, di quello che c'è nel piatto. Certo, non era contraria all'idrocolonterapia, però ecco, non lo vedo come un elemento necessario. Torno a ripetere, qui parlo a livello di opinione personale. Sara ci chiede se può spiegare il ruolo del glutine sul microbiota intestinale. Il ruolo? Del glutine sul microbiota intestinale. Il problema del glutine a livello di microflora intestinale e di microbiota è notissimo. Dobbiamo distinguere quella che è la celiachia, patologia autoimmune, per cui attraverso le maglie, i soggetti predisposti genericamente, allargate, passano in circolo sostanze che innescono il meccanismo autoimmune. Cosa vuol dire autoimmune? Che l'organismo per errore, fuoco amico, aggredisce se stesso. D'accordo? E questa è una cosa. C'è poi la cosiddetta sindrome da sensibilità al glutine, che è molto più numerosa dal punto di vista della popolazione, ed è quello che consiste nel fatto che quando una persona si nutre e introduce soprattutto cereali raffinati, ha delle reazioni, dei sintomi, sta male. Soprattutto guardate il calo energetico, quello che traduce il tutto, che poi è la base di tante, vabbè, della kinesiologia applicata, insomma. Ma comunque sia il fatto che quando io introduco lievito di birra o comunque sia più spesso cereali, farina doppio zero, quindi carboidrati raffinati, passando rapidamente in circolo, danno dei disturbi, torno a ripetere, sonnolenza, calo energetico, perdita di concentrazione, malessere, il fatto di sentirsi male. È molto semplice, basta andare verso recuperare, e questo è un bene anche per l'intestino, ne accenno nel libro, l'ho sviluppato più in altri testi, la riscoperta dei grani antichi, non la farina doppio zero, ma quei grani in cui la spiga era così e il gambo era così,
Adesso invece abbiamo il gambo che è così e la spiga che è così, cioè la produttività. Però questo è andato a discapito della salute. Poi ci sono anche altri aspetti che, insomma, per brevità tralascio. Quindi basta spostarsi verso il farro molto meglio tollerato, assolutamente sì, verso il camut, assolutamente sì, verso i grani antichi, Senatore Cappelli, e così via. Quello sì, quello lo raccomando fortemente. E forse non ho risposto a tutta alla domanda. È chiaro che noi pieghiamo, moduliamo. Il nostro microbiota è ombra di quello che è il nostro stile alimentare. Quindi, se noi introduciamo glutine in eccesso, abbiamo l'elemento proteico e l'elemento zuccherino. Sappiamo che proteine e zuccheri mescolati insieme non c'è nulla di buono, perché è quel che accade nel diabetico. Il diabetico perché va incontro a tutte quelle rogne? Non ci vede retinopatia diabetica, non cammina arteriopatia diabetica, ha la sofferenza dei reni, nefropatia diabetica. Perché tutto questo? Perché abbiamo una proteina che si copula, che si unisce con lo zucchero. Pensate alla emoglobina glicata, è un esame del sangue, giusto? Deve essere bassa. Perché? Cos'è l'emoglobina glicata? È l'emoglobina unita a uno zucchero. E non c'è nulla di più perverso che l'unione di una proteina con uno zucchero, perché è lesivo a livello soprattutto circolatorio. L'abbiamo visto in più distretti. E il diabete è il grande paradigma, la grande malattia, il grande paradigma dell'invecchiamento anche nei nostri paesi occidentali. Federica chiede se le reazioni allergiche sono collegate al microbiota. Le Sì. reazioni allergiche sono collegate al microbiota. Sì, certo che sì. Allora, abbiamo detto il microbiota, batteri che dialogano continuamente col sistema immunitario. Quando una sostanza arriva nell'intestino, che cosa accade? Una volta che è stata digerita, viene processata e abbiamo i linfociti processano. Abbiamo il linfocito T0, che è quello che sta dormendo. C'è l'ambasciatore che arriva accompagnando la sostanza da processare. Ma possiamo avere questo risveglio che va verso il T1, T2, T3. Vi spiego rapidamente. Linfocito T, che è... Allora, T1 è quando ho l'infezione. Quindi, quella sostanza è una minaccia perché è un ceppo batterico, attivo i linfociti T1. Quindi creo una squadra, organizzo un esercito e ho la risposta nei confronti dell'infezione. D'accordo? Se invece quella sostanza è allergica, cioè viene riconosciuta come estranea, ma non in senso di possibile infezione, quindi bastano anche tracce. Un allergene non agisce in virtù della quantità, ma della sua presenza. Si scatena la reazione eccessiva, allos in greco vuol dire diverso, ma nel senso di eccessivo. Per cui proliferano questi linfociti T di tipo 2 che liberano istamine in grande quantità. Quindi arrossamento, prurito, pelle secca, gonfiore, edema, d'accordo, orticaria, così via. Quando noi invece abbiamo un'alimentazione corretta, e seguiamo quei dettami che abbiamo detto prima, privilegiando le fibre, quindi gli alimenti. Quindi ci riscopriamo nati nel paese degli ortaggi. Questo T0 va verso il T3. Il T3 è il regolatore, cioè armonizza la risposta. L'armonia vuol dire mettere in equilibrio cose diverse. Questo è il concetto di armonia. D'accordo? Per cui si è visto, che quando noi abbiamo un'alimentazione corretta, produciamo i prebiotici giusti, abbiamo anche i probiotici giusti, abbiamo anche la risposta immunitaria più desiderabile, che è il proliferare dei linfociti T3.
Allora, Poi se... oltretutto, scusa, Romina, viene in mente che poi dobbiamo fare i conti, il soggetto allergico con gli alimenti particolarmente ricchi in istamina o che non ne hanno di istamina, ma che inducono l'organismo a liberare istamina quando entrano. E quindi pensate ai formaggi stagionati, non per tutti, vero? Sto parlando degli allergici e così via. Poi ci sono le allergie crociate, cioè ci sono delle persone che sono allergiche a un polline, però la sequenza di amminoacidi di quel polline assomiglia a un alimento, che ne so, le fragole, o che ne so, il melone. Per cui mangio il melone e comincio a starnutire, come se fossi in presenza di un polline. Quindi, ovviamente, adesso non voglio dire tutto in pochi minuti, ma c'è anche questo aspetto da valutare. Serena ha una domanda, dice Covid positiva, ovviamente sta prendendo tanti medicinali. Cosa consiglia come protocollo per ripristinare il microbiota intestinale? Sì, è un grande tema quello del Covid. Tra l'altro, vabbè, molto lungo e limitiamoci al microbiota. Tra l'altro c'è una quota, non lo si dice mai, circa un 10% e forse anche più di persone che prima di avere la manifestazione della malattia ha disturbi gastrointestinali, settimana o due prima. Era stato segnalato già ai tempi della pandemia in Cina. Allora, quello che caratterizza molto spesso, che non arriviamo al quadro drammatico in soggetti predisposti che hanno una vasculite, sapete che in realtà i disturbi sono respiratori, ma il problema è a livello vascolare. Infatti, i farmaci che vengono dati sono i cortisonici, gli antiaggreganti piastrinici, biologici, d'accordo? Quello che è comune a tutti, quelli, compresi anche quelli che fanno il vaccino, alcuni dopo la seconda dose, ma molto più in grande ovviamente chi è positivo e poi chi manifesta i segni della malattia, è il calo energetico drammatico. È la spossatezza, è la prostrazione. In effetti, quello che consiglio certamente è, per risollevare la quota difensiva, è introdurre la vitamina C, che agisce in senso universale. Sapete che la vitamina C si concentra nel nostro organismo a livello delle surrenali, che sono le batterie del nostro organismo. Ora, la vitamina C bisogna introdurla in maniera intelligente. Quando noi andiamo a vedere l'RDA o il LARM, cioè il fabbisogno quotidiano per non andare in carenza, noi vediamo un numero, grosso modo sono i 90 mg al giorno per un soggetto adulto. 90 mg al giorno, ma quello è per non andare in carenza. Quando io invece voglio ottimizzare il ruolo della vitamina C, compreso quello difensivo a specifico, quello energetico, ma quello anche dell'impatto sulla flora intestinale, io devo moltiplicare, come spesso accade, per i micronutrienti e le vitamine per 3. 90 per 3, 270. Quindi, se io vado in farmacia e prendo un integratore a base di vitamina C, in questo periodo devo consumare i 500 mg al giorno, non di più, perché se ne introduco di più, quotidianamente è importante, la costanza è importante. Se ne introduco di più, quel surplus deve essere eliminato. Quindi, paradossalmente, diventa pro-ossidante morale della favola. Soprattutto per gestire uno dei sintomi più comuni e per riprendersi più rapidamente con la reattività individuale, assolutamente ricordiamoci la vitamina C. E poi probiotici, certamente sì. Probiotici è una sana scelta, perché non dobbiamo dimenticare che il grosso delle truppe difensive è a livello intestinale, il 70% parte da lì. Quindi dobbiamo prima di tutto assicurarci che lì le cose vadano bene. Poi dovremmo anche preoccuparci, soprattutto se uno è iperteso, uno è in cardiopatia. Infatti avete visto, pazienti in genere anziani o comunque in terapia antipertensiva, con anticoagulanti, eccetera, quelli più a rischio.
Dottore, se per lei va bene, le farei ancora qualche domanda, magari le ultime, così poi chiudiamo, se ha tempo. Se ha. Io sono qua. Allora, Silvia ci chiede, con candida e disbiosi, cosa posso fare? Con? Candida e disbiosi. Sì. Allora, candida e disbiosi. Voi sapete che la candida è un fungo che cresce nutrendosi di zuccheri raffinati. Quindi la prima cosa come comportamento alimentare è quello di eliminare le sostanze lievitate, il lievito che moltiplica, e gli zuccheri raffinati. Fin qua lo sanno tutti, ci arrivano tutti. Certo che se una persona ha una candida a livello genitale, non dimentichiamoci che vuol dire che l'intestino è nelle mani completamente della candida. Allora, ricordiamoci di due grandi presidi. Uno è l'oropito, che vi è citato anche nel testo. È una pianta africana che proprio decapita, elimina, è una pianta, che ha la capacità di abbattere la carica di candida, ovviamente per un periodo congruo, che si arriva anche al mese di cura. E l'altro è quello che dicevo prima, il noce, cioè recuperare la propria identità, normalizzare la funzionalità intestinale, poi, per esempio, il seme di lino, nella normalizzare l'albo. Ma non dobbiamo dimenticare quello che ho detto, prezioso, perché è difficile poi che il gastroenterologo ce l'ho. Sì, povero, anche lui dà quello che conosce, quindi dà quelle raccomandazioni di igiene alimentare, ma l'oropito da una parte, datelo a vedere. E dall'altra la somministrazione come gemme del noce. La gemma di noce non ha le proprietà che ha altre parti della noce, no? Il frutto oppure anche l'albero, parte che si utilizza proprio si utilizzano le gemme, la parte più pregiata in termini terapeutici. Allora, Lara chiede come agisce l'ansia sul microbiota? Come agisce l'ansia sul microbiota? L'ansia agisce sul microbiota in vario modo. Innanzitutto, un'alimentazione irrazionale, perché se sono sottoposto a ritmi frenetici, ho l'impressione di essere sempre in ritardo, mangio, saltando la prima parte, non dico di arrivare al fletcherismo. Sapete cos'è il fletcherismo? Alla fine dell'Ottocento, negli Stati Uniti, un certo Fletcher disse che per risolvere tutti i problemi a livello intestinale bisogna masticare, masticare finché la sostanza di partenza, la materia prima, non è più identificabile dal punto di vista del gusto. Voi capite che però uno diventa nevrotico a questo punto, dico, fletcherismo, anche quello. No, dicevo, quindi dal punto di vista meccanico per questo. E poi perché il fatto di usurare sostanze come il magnesio, di avere poco magnesio. Voi sapete che il magnesio a livello intestinale normalizza, infatti le acque termali magnesiache servono, no, hanno un'attività se non lassativa, comunque normalizzante all'intestino. E nello stesso tempo sappiamo che il magnesio dà energia e nello stesso tempo placa, distende. D'accordo? Quindi, e poi perché usura serotonina. Serotonina, grande mediatore chimico, e usura, meglio, l'ansioso non ha a disposizione, oltre alla serotonina, anche l'ossitocina. L'ossitocina non dobbiamo pensare che sia l'ormone che viene prodotto solo dalla donna quando partorisce. L'ossitocina si dice l'ormone delle coccole. Quindi, quando siamo in carenza di affetto, siamo carenti di ossitocina. Ora si è visto che ci sono dei cicli batterici, quelli delle eubiosi, che aumentano l'ossitocina. Quindi, è come la psicanalisi, sapete che Freud iniziò dalla psiche per correggere il sonno, le manifestazioni somatiche. Reich, o Reich, allievo ebreo, fu il primo a invertire la rotta, cioè partire dalla corazza muscolare
e disturbi fisici e influenza della psiche. Allora qui invertiamo, partiamo dall'alimentazione, nutriamoci in maniera corretta, assumiamo dei probiotici. Si è visto che assumendo i probiotici, alcuni vengono citati proprio i ceppi specifici, per periodi congrui, 2-3 mesi, anche l'ansia si riduce, il livello di ansia si riduce, la tensione, l'ipereccitabilità, nervosismo. Ci chiedono, dottore, se può ripetere il nome della pianta per curare la candida. Allora, aspettate che vi do il nome latino, perché poi poropito è la... Scusate, Prebiotici. I nomi latini non sono facili. Questo in particolare non è per niente facile da... Eccolo qua. Oropito è il nome, intanto è una pianta della Nuova Zelanda, cresce anche in Africa, ma della Nuova Zelanda. È pseudo-vintera colorata. Ok? È pianta conosciutissima dai Maori. E si è visto che ha questa attività formidabile. Guardate che sono stati fatti degli studi, c'è il poligodial, è il principio attivo, è stato isolato ancora nel 62. E che è attivo proprio nei confronti della candida, ha proprio attività antimicotiche. Allora, ripeto, pseudo-vintera con la V doppia colorata. Il nome popolare della tradizione della Nuova Zelanda è Oropito con la H davanti. Quindi chi vuole va a dirsi. Interessante, in genere sono delle capsule, se ne prendono 2 al giorno, ovviamente. Con questo non abbiamo assolto come Pilato, cioè abbiamo la coscienza libera, no? Dobbiamo mettere in atto anche quegli accorgimenti a livello correttivo del tipo alimentare. Non so se ho risposto. Ecco lì la testa, perdonate, ma un po' perché comincio ad avere il cervello anch'io degli anziani, colabrodo, ma il nome latino... Sì, non è come Juglans regia il nome del noce o ficus carica, è un po' più complesso. Dottore, io la ringrazio davvero tanto perché questa sera ci ha veramente omaggiato di tante informazioni, tanti rimedi, tanti consigli, anche a costo zero. C'è sempre magari chi si lamenta che gli integratori, i rimedi naturali costano tanto, invece ci ha dimostrato che partendo dall'alimentazione con poche risorse si può veramente cominciare a migliorare la salute del nostro intestino, che ovviamente è basilare, come abbiamo capito questa sera, per poi mantenere tutta la salute generale. Io quindi la ringrazio ancora infinitamente tanto, ricordo il suo libro, chiedo a Sara di mostrare la slide, ecco qua, il microbiota, la chiave della nostra salute, vi ricordo che è un libro molto fruibile, con una parte teorica ma molto discorsiva, così come era chiaro questa sera l'esposizione del dottor Brigo, così lo trovate nel libro, e poi con una parte invece più pratica, suddiviso per disturbi e malattie in ordine cronologico, con consigli su integratori, rimedi, farmaci omeopatici e alimentazione più corretta per cercare di riportare in equilibrio la nostra colonia di batteri intestinali. Le lascio la parola se vuole dire qualcosa che ancora è con noi, vedo in chat che stanno arrivando un sacco di ringraziamenti per lei, insomma molte allora intanto chiedo scusa se posso aver avuto delle imperfezioni, delle cadute di tono, non è abituale né per me parlare a quest'ora, no, è più congeniale quando si è più freschi, ma nemmeno poveri per tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. No, terminerei con la citazione che ho scelto nella premessa, che è presa proprio da Cervantes, dal Don Chisciotte, e il rude scudiero Sancho a un certo punto ha questa affermazione: è la pancia che mantiene il cuore, non il cuore la pancia.
Allora è chiaro che è importante ancora di più della pancia il cuore in chiave di vita e il cervello, però è anche vero che questo modello gerarchico in cui viene prima un organo e poi l'altro fa acqua da tutte le parti, è la relazione reciproca che è importante. Questa sera abbiamo cercato di vedere il punto di vista dell'intestino, apologo di Menenio Agrippa, no? Cioè il fatto che noi introduciamo energie in forma di cibo dall'esterno e poi lo distribuiamo a tutti gli organi, compresi soprattutto quelli nobili. Quindi con questa ennesima citazione, a me piace molto fare le citazioni perché in genere, non sempre, ma spesso è il coagulato, è l'apporto, è la sintesi di riflessioni, di studiosi, e quindi con questo, oltretutto è l'ultimo testo che ho scritto, e così come è l'ultimo organo che è stato individuato, ma non perché è meno importante, perché per varie ragioni, perché c'è stato Molière che giustamente denigrava il dottor Purgone, che utilizzava solo purghe e salassi. E insomma, purtroppo a quel tempo la medicina era quella che era. E poi il fatto che le cose nascoste, prodotti di rifiuto, tutto ciò che deve essere eliminato, no, non ha importanza oppure va tenuta nascosto. Mentre trovo azzeccato il titolo del testo, ma al di là che non c'è nulla di originale, il microbiota è la chiave della nostra salute. Questa è una grande verità. Assolutamente sì. Quindi grazie a Grazie tutti ancora. della pazienza. Ma grazie a lei per essere stato con noi questa sera e vi auguro una buona notte. Vi do appuntamento a un prossimo webinar su Macro Librarsi Live. Arrivederci e buonanotte.